Mamma che blog creativo, prima edizione. Microsoft tra gli sponsor. Chiediamo a Luisa che messaggio vuole dare alle mamme che passeranno in questa giornata. Direi un messaggio duplice, quindi Microsoft è un'azienda tecnologica, da una parte quindi un messaggio per quelle che mi piace chiamare un po' busy mom, che avrebbero bisogno di una giornata di 36-48 ore invece che 24, e dall'altra invece mamme in quanto mamme di bambini che ogni giorno sono a contatto con la tecnologia. Bambini che chiamiamo nativi digitali, che possono navigare ma hanno bisogno di sicurezza. Direi quella è una condizione assolutamente imprescindibile. Un programma gratuito di Microsoft va proprio a supporto e a risposta alla tua domanda, si chiama Family Safety e mi consente di andare a controllare a mio piacimento tutta l'attività che mio figlio fa su un PC o su un tablet. Mi consente quindi di andare a vedere tutta la sua navigazione online, l'utilizzo delle app, posso impostare io quale app può visitare e impostare anche una durata di navigazione e di utilizzo del device. Quindi torniamo alle busy mom, mamme occupatissime che sperano che finalmente la tecnologia dia loro una mano. Diciamo che forse in questo caso possiamo anche dare una mano in quanto Microsoft, quindi con il nuovo sistema operativo Windows 8.1 e Surface, quindi il nuovo dispositivo rilasciato sul mercato poco meno di un mese fa, con l'utilizzo di un sistema operativo che mi consente di utilizzarlo sia per produttività che per intrattenimento, quindi posso da una parte utilizzare questo tipo di device con Office, quindi per lavorare, per fare le mie attività lavorative, ma anche posso utilizzarlo per l'intrattenimento, la musica e le mie passioni e il tempo libero. Bene, oggi mamme, blogger e creative, quindi creatività e tecnologia vanno d'accordo. Assolutamente sì, direi che poi attraverso il Windows Store, quindi la piattaforma dove posso vedere tutte le applicazioni disponibili all'interno di questa tipologia di sistema operativo, posso andare un po' incontro a quelle che sono le diverse passioni delle mamme, quindi non solo attività che possono andare nei confronti dei bambini, quindi giochi, ma anche giochi educativi, quindi ci sono diverse partnership che mi consentono di andare ad utilizzare con mio figlio delle applicazioni utilizzabili per la scuola e poi anche ovviamente per pensando a noi mamme, applicazioni che ci consentono di sfruttare quelle che sono e di utilizzare quelle che sono le nostre passioni, quindi applicazioni di cucina, di viaggi, di musica, di intrattenimento e quant'altro. Perfetto, quindi tecnologia anche per divertirsi e per sviluppare la creatività? Certo, diciamo che questo è sicuramente il connubio che lega un po' tutte quelle che sono le attività che stiamo facendo in questo momento. Benissimo, grazie mille Luisa. Grazie a voi.